Azione! Mi hanno detto che erano dei ragazzi che stavano avevano intenzione di girare un corto in una frazione del comune di Acquasanta, in una zona terremotata, e allora gli ho fatto vedere un po' il posto, l'ambiente un po' in giro per il paese, l'ho portati e gli ho chiesto se mi davano una mano a farlo risorgere, diciamo. Una battuta, ciao. Dialetto? Sì, lei lo sa bene. Sei morta per salvare la capra. Ma chi è venuto insieme? 1, 2, 3, 4, però uno è parlante. Uno, due. Allora, voi tre potete stare vicini a lui. Parlate fra di voi. Appena arriva il prete, gli fate la storia di un prete che viene da fuori, esterno, che si ritrova catapultato a fare il prete in un paesino terremotato e deve appunto entrare in questo mondo un po' in punta di piedi, perché non lui è un esterno dopo che è già successo tutto e deve cercare di adattarsi e di entrare nel territorio. Piano dietro! Il presente si trova di fronte a una persona che vuole togliersi la vita perché ha perso tutto, e lo dice con una naturalezza disarmante, per cui lui viene spiazzato, perché balbetta, è come se avesse una reazione per cui non sa cosa dire esattamente, perché si trova di fronte a una persona di 80 anni che dice ho perso tutto, qui c'era il calzolaio, qui c'era il macellaio, e innocente cosa ci sta a fare? Non c'è più niente. E lui si trova a rispondere con frasi fatte, con la retorica, capito, anche se vuoi, è che la religione gli impone di dire, però senti e vedi quello che ho cercato di comunicare, è proprio la sua difficoltà di comprendere, che è esattamente quello che viviamo noi quando vediamo l'immagine in televisione e vediamo, che ne so, i politici che col caschetto attraverso le stradine, e c'è qualcosa di finto in tutto questo, perché una volta che spegni la televisione sei a casa tua, ma conoscere il punto di vista di delle persone che hanno vissuto la tragedia è un'altra cosa. E lavorare con queste persone che quando recitavano ti accorgevi che parlavano di qualcosa che avevano vissuto, ti assicuro che io ero preso in contropiede. Mi sentivo come veramente cioè personaggio in questo caso e la mia persona coincidevano, capito? Perché c'è poco da fare finché non comprendi il loro punto di vista, fai fatica a capire che cos'è l'entità della tragedia. Stop! Stop! Andiamo via! Festival di Cannes. Questa segna andiamo. Festivaliera. Andiamo.